Buonasera a tutti, benvenuti. Sono molto molto contenta di questa presentazione di stasera. Innanzitutto sono stupendamente accompagnata alla mia sinistra da Maurizio De Giovanni. Facciamo un applauso. La fiducia, basta, vado voi. E sulla mia destra c'è Gaia Cenciarelli. Sulla fiducia pure aspetta. Sulla fiducia anche. Beh, insomma, chi ti ha letto un po' più della fiducia. E siamo qui per presentare il suo ultimo bellissimo libro, Domani interrogo, per Marsilio. Prima di iniziare io volevo dire giusto qualcosa su questa libreria, se ci sono persone che non sanno chi siamo. La prima libreria nata da un intento popolare di persone che un bel giorno hanno deciso di riunirsi attorno ad un'idea. E che cosa c'è di più bello? Di avere la forza e il coraggio di dire c'è un'idea che ci rappresenta, un'idea di cultura nella nostra città e la vogliamo fare tutti insieme e vogliamo creare la libreria di tutti. E così è nata Io ci sto, che è diventata anche associazione di promozione sociale e fa un sacco di cose belle, tutte portate avanti dalla passione e dalla dedizione dei soci. Noi siamo tutti volontari, ci sono dei gruppi di lavoro e che cosa si può fare per la libreria? Associarsi, prima di tutto. Siamo in piena campagna per gli associati. E venite qui, vi potete associare anche da casa online, però è più bello venire qui in libreria perché è bello sentire il luogo della libreria. Sinceramente anche dopo periodi difficili in cui ci hanno tolto anche la gioia di poterci riunire, di guardarci in faccia, di farci un abbraccio, una risata insieme, no? Dove ci sono luoghi che ci offrono questa possibilità, cogliamola questa possibilità per stare insieme, per avere un consiglio, ci sono le volontarie qui che troverete a disposizione anche per dei consigli, oltre ai consigli del libraio. Ci sono tantissime altre iniziative per i bambini ucraini, ci sono le iniziative per dare la voce al libro con la Univoc, insomma ne trovate tante. E poi ci sono gli eventi e le presentazioni, perché ovviamente è il luogo dei libri, della cultura, ed è bellissimo poter leggere e poter incontrare anche l'autore o l'autrice, conoscerla meglio, parlare, avere anche la possibilità di chiedere qualcosa rispetto al lavoro fatto. E quindi se vi volete associare troverete di là qualcuno pronto ad accogliervi e troverete anche per i primi 50 associati, sì, una bella tazzulella e caffè. Ma veramente una bella tazzulella fatta dalle Lazzarelle, che sono le donne del carcere di Pozzuoli, e con il caffè anche, quindi è completo, cioè dovete mettere solo l'acqua, diciamo che l'acqua ce la possiamo fare ancora. È anche molto buono, ci dicono, io lo proverò domani mattina. E quindi detto questo, io vorrei passare la parola a Maurizio e iniziare questa chiacchierata su questo libro che, devo dire, mi ha tenuto grande compagnia e mi ha lasciato tutti i ragazzi, i personaggi azzeccati addosso. E questa è una cosa bellissima, perché non capita in tutte le letture di avere la sensazione, una volta chiuso il libro, di sentire proprio i personaggi addosso. I ragazzi di Gaia Cenciarelli non mi hanno lasciato. Io ogni tanto cammino per strada e dico, ma chi lo sa, forse magari uno lo incontro. E può darsi, perché secondo me alla fine poi si assomigliano anche ragazzi che fra di loro non si sono mai visti, e questa è una cosa bella. Maurizio. Sì, ciao a tutti, buonasera. Io ho fatto una fatica del diavolo a leggere questo libro nella prospettiva della presentazione, perché sono pazzo di Gaia, ma da sempre. Trovo che Gaia sia, oltre a essere una scrittrice sensibilissima, raffinata, intelligente,
travolgente nella scrittura e nella formazione del pensiero. Tu cominci a sorridere leggendo, ma non sorridi perché fa ridere, non soltanto per questo, ma cominci a sorridere perché ti trovi magicamente, perché proprio vai di passaggio in passaggio secondo quello che è giusto che la narrazione ti regali. Sapete quella sensazione? Che da solo la lettura, questa di lasciarsi andare nella storia, e che la storia ti porti secondo un flusso, fa anche le curve, ma comunque secondo un flusso, vai dal posto dove cominci al posto dove devi andare a finire. Quindi leggere la prospettiva della presentazione, quando tu devi parlare della scrittura di una persona che adori, proprio nella cui anima trovi la tua sintonia, è sempre complicato, è sempre una cosa complessa ed è preoccupante, perché poi devi renderlo questo. Se va bene nella lettura, poi nella presentazione ti scontri col fatto di dover rendere questa emozione, di dover rendere questa sensazione. E poi invece no, e quindi mi sono sentito subito rassicurato, perché questo romanzo, Domani interrogo di Gaia, è esattamente la storia giusta. Parla di un mondo a noi sconosciuto, con cui abbiamo a che fare sempre, ma che è un mondo a noi sconosciuto, perché la scuola è questa generazione di ragazzi. Questa generazione di ragazzi è un universo assolutamente alieno. Questo noi ce ne rendiamo conto quotidianamente. E mi rendo conto di quanto questo mestiere, quello dell'insegnante, che non è il mestiere di chi racconta quel mondo, sono due cose distinte e separate. Il mestiere dell'insegnante è il mestiere dell'astronauta. Che fa un'esplorazione spaziale, peggio di una luna, perché la luna è un mondo che noi ricostruiamo facilmente in assenza di gravità, lo vediamo, ne vediamo le fotografie. Questo è un altro pianeta che funziona secondo altre regole. Io vi dico sinceramente, vengo invitato spesso nelle scuole, non ci vado mai perché non facendo l'insegnante, non facendo quel mestiere, non essendo uno che deve sostenersi con i soldi derivanti dal parlare con gente che non ti vuole sentire, io tra me e me dico: scusa, ma a me che boffa fa? E non ci vado. Io vado nelle scuole di pomeriggio, fuori dall'orario scolastico e sulla base dei programmi di lettura. Quindi io voglio parlare con chi ha interesse a parlare con me, con chi mi vuole sentire, soprattutto con chi in qualche modo vuole interagire con me e non mi vede come un intervallo della matematica, quindi come un elemento di relativa liberazione. Io non sopporto andare, credetemi, non è questione manco di quale scuola è, anzi, le scuole dei cosiddetti, io non credo di aver avuto la mia peggiore esperienza da quando scrivo, in una ora in cui sono andato al liceo Umberto, dove mi sono interfacciato con un gruppo di ominidi che non aveva nessuna intenzione nemmeno di parlare italiano, tantomeno sentir parlare italiano. Quando me ne sono andato, ti ho detto: non mi vedrete più, e sono felice di averci andato. Quindi, leggendo il libro di Gaia, io mi chiedevo di questo mondo, e soprattutto mi ponevo una domanda che poi Gaia fa con chiarezza: il futuro di chi? Il futuro loro? Sì, ma il nostro anche. Dipende da questa generazione che al nostro sguardo si presenta come totalmente disimpegnata, senza nemmeno la volontà di impegnarsi, anzi, che guarda con diffidenza ad ogni forma di richiesta valoriale che la generazione che li precede, non tre generazioni prima, come posso essere io, insomma, ma la generazione che li precede, cerca in qualche modo di proporre. Allora, leggendo questo libro, io sono andato in viaggio. Sono andato in viaggio in un mondo che non è soltanto il mondo alieno della professoressa di inglese che si interfaccia con questi ragazzi, ma della nostra generazione. E mi sono posto questo problema.
questi ragazzi sono pochi, sono strani, sono connessi, non interagiscono nemmeno fra di loro apparentemente. Cioè anche l'interazione fra di loro non è quella che noi siamo abituati a considerare. Cioè noi vedevamo questi gruppi di ragazzi sui muretti, sui fuori ai bar, che in qualche modo interagivano. Questi stanno col telefonino, che è un discorso diverso. Cioè noi non possiamo nemmeno sentire dal dialogo fra di loro, non possiamo nemmeno desumere dal dialogo fra di loro qualcosa che ci faccia capire che tipi sono e quali sono i loro valori e quali sono i loro principi. Loro si mandano messaggi in chat e questo li fa, li rende assolutamente imperscrutabili, li rende un popolo diverso, non terrestre, nel quale è difficilissimo entrare, è impossibile entrare e col quale è difficile anche interagire. Allora, quello che è il racconto di Gaia in questo romanzo bellissimo, secondo me, è la ricerca di un linguaggio. E nient'altro che questo. Cioè, adesso io come diavolo faccio a parlare con questa gente? In che lingua posso parlare con questa gente? Basta non giudicarli. Di che cosa posso parlare? Ma non è sufficiente. Cioè, di che cosa parlo? Lei io non giudica mai. Sì, non giudica mai. Mai. Anzi, se un giudizio dà, tra le righe è positivo. E non soltanto in quelli che lei riesce a far vibrare e interagire con lei, ma anche e soprattutto con quelli che invece no, non interagiscono con lei. E qui è la bellezza di questo, la bellezza di questo romanzo, secondo me, è innanzitutto in questo. È innanzitutto in questo. La ricerca di un linguaggio interpretativo, la ricerca di un ponte, la ricerca di un contatto, che non è soltanto per insegnare una materia, per farli entrare in un ordine di idee, per farli partecipare, ma soprattutto per capire chi sono, per entrare nel merito di chi sono. Affascinante l'ambientazione, perché è un'ambientazione local che diventa immediatamente riconoscibile per tutti, perché questo luogo, la periferia tragica, la periferia hard, è dovunque, è in centro. Io non credo di leggere niente che non sarebbe diverso di una parola questo testo se fosse ambientato nei quartieri spagnoli, o in a Madre Dei, o anche a Casoria o a Scampia. È esattamente lo stesso testo. A Monte Ruscello. Cambia anche a Monte Ruscello, tanto più. Manca l'inflessione. Cioè, cambiando l'inflessione, scrivendo l'inflessione, tra l'altro, divertentissimo il tuo modo di rendere, il tuo modo fonico di rendere romanesco, è una cosa, secondo me, spettacolare. Quindi, in questo, io trovo una perfetta esemplificazione di quanto il locale diventa globale. Proprio perfetto. Cioè non siamo lontani da niente, è un romanzo assolutamente universale, questo. E poi la droga. Cioè, la droga vista come un personaggio, anche qui non assolutamente giudicante o giudicabile, ma la droga è l'alternativa alla scuola. Cioè, così come c'è, freddamente, così come c'è la scuola, c'è la droga. Non una buona e l'altra cattiva, necessariamente. Sono due modalità di uscita da quel mondo, due modalità di trasmissione delle anime. Posta la strada un limbo, posto il bar un limbo, l'uscita dal bar è o la scuola o la droga. Non necessariamente una buona, noi sappiamo chi è il buono e chi è il cattivo, ma non necessariamente lo sanno i ragazzi, anzi, c'è un mondo e un altro mondo, e questa a me ha fatto morire, mi è piaciuta da morire, cioè l'assenza di identificazione di una uscita come migliore dell'altra, che detto e fatto e scritto da una che è la sacerdotessa
di una delle due parti è molto nobile. È molto nobile e soprattutto fa un richiamo forte in un contesto alieno e in un contesto che non funziona. Nulla funziona. Non funziona la scuola, ma non funzionano i mezzi per arrivarci. Non funziona la strada all'attorno, non funziona l'interazione tra i ragazzi, non funziona il modo di parlargli, non funzionano i programmi scolastici, che sono tragicamente distanti, lontanissimi, inutili, inutili. Lei riesce a parlare con i ragazzi soltanto quando va alla ricerca dei sentimenti che sono alla radice di quello che è stato scritto e che lei deve insegnare. Perché se fossero i programmi il suo tramite, lei avrebbe perso in partenza. Non funziona, noi lo sappiamo. Quante volte diciamo che il modo più clamoroso di allontanare i ragazzi dalla lettura è vivisezionare i Promessi Sposi per come vengono vivisezionati, è come fare educazione sessuale sul tavolo anatomico. Cioè non ha proprio nessun tipo di attrazione, nessun non tipo di rapporto. Ed è questa la cosa secondo me fondamentale, è necessario, e si evince con chiarezza, è necessario parlare con questi ragazzi, ora, non domani, non in un futuro fumoso e nebbioso, ora è necessario parlare con questi ragazzi, perché altrimenti questi ragazzi non è che li perdiamo, altrimenti non li abbiamo mai avuti, altrimenti non saranno mai esistiti. E noi non saremo esistiti per loro. Mai è successo che ci sia uno iato così profondo, una dissezione così profonda, un baratro così profondo fra due generazioni come stavolta. Internet, ma i social, quindi le modalità di comunicazione cambiata, sono come la ruota, sono come il fuoco, non come il motore a scoppio, che ha dato luogo a una rivoluzione industriale comprensibile. I social sono il fuoco. C'è una civiltà prima e una civiltà dopo. Non c'è nulla che unisca queste due civiltà. Il compito che noi diamo alla scuola, che è quello di buttare un ponte con questa generazione, è assolutamente un compito improbo, impossibile. Destinato al fallimento. Salvo il sentimento. L'unico modo che abbiamo di parlare con questi ragazzi, ed è chiaro, ed è chiarissimo, è non essere una giraffa, è non essere un animale ignoto che spunta solo perché il collo lungo è strano. L'unico modo che abbiamo di parlare con questi ragazzi è il sentimento, che possiamo trovare nelle cose che possiamo insegnare, ma che soprattutto possiamo trovare in loro. Oh capitano, mio capitano. È ancora vero. Ed è chiarissimo dal meraviglioso libro della mia Gai. Gaia, il sentimento però lo dobbiamo trovare anche in noi stessi prima, no? Cioè, se non c'è quel sentimento che guida la professoressa, È difficile gettare quel ponte di cui argutamente parlava Maurizio, e io penso che la differenza la faccia appunto il modo in cui la persona, la professoressa in questo caso, ha il coraggio anche di mettersi un po' a nudo. Io leggendoti in alcuni punti mi sono chiesta: ma fa bene o fa male a esporsi così? Sta mettendo proprio la pelle di fuori di fronte a questi ragazzi. Allora, fa bene o fa male esporsi così questa professoressa? Allora, mi sentite? Sì. Intanto lasciatemi dire due parole prima di rispondere a Francesca e a Maurizio. Io sono felicissima di essere a Napoli, non è piaggeria, perché ogni volta che torno qui mi sento un po' a casa. E, infatti ho preso la metro per venire qua, che insomma avrei potuto prendere il taxi, no? Però ho detto no, voglio stare in città, prendiamo la metro, faccio come faccio a casa mia tutti i giorni. E,
e ho trovato una città meravigliosa, veramente di una bellezza abbagliante, non me la ricordavo così bella. Sono stata a ottobre e già sono rimasta senza parole, ma veramente, non lo so, forse chi ci abita non se ne rende conto, ma vi assicuro che no, sì. La ammazzeremo, l'amiamo, la vediamo. Perché da fuori, cioè, venire qui, no, ma è come con Roma. La metropolitana, il problema è se la metropolitana prendeva lei. Non è così a Roma. Sì, anche questo è vero. Ma non lo so, comunque io, ricordate che sono abituata alle metropolitane di Roma, e quindi la situazione è drammatica, quindi... Vabbè, quindi la mia felicità già in questo è, il mio senso di appartenenza è appagato. Poi, per quello che ha detto Maurizio, io e Maurizio ci conosciamo da un po'. E, vabbè, quello che ha detto lui è assolutamente ricambiato e è molto complicato per me dire che cosa significhi Maurizio nella mia vita, anche se non ci vediamo spesso, ma c'è sempre... Io lo so, lo sento che c'è questo forte, fortissimo, profondissimo affetto sia nei miei confronti che nei suoi, insomma, che è una cosa assolutamente reciproca, perché ci conosciamo da tempi veramente insospettabili e quindi niente, è qualcosa che mi commuove fin nel profondo quello che hai detto del mio libro. Ti ringrazio. Ed è vero. Poi ecco, per rispondere alla domanda di Francesca, se sia giusto o meno esporsi così tanto, io vorrei tanto saperlo, perché non lo so, io soffro di un senso di inadeguatezza e proprio di una sindrome dell'impostora veramente a livelli altissimi, perché prima o poi qualcuno si accorgerà che A, non so insegnare, B, quello che ho scritto non va in niente. E questo diciamo, è quello che costella la mia vita da quando sono nata a ora, adesso proprio a livelli altissimi. Non lo so se sia un bene esporsi così tanto. Nella mia mente la brava insegnante, il bravo insegnante è colui che riesce a camminare sul crinale dell'obiettività, dando se stesso, ma fino a un certo punto, ed essendo comunque il buon maestro che indirizza i ragazzi, senza però, senza troppa severità, senza troppa affettività, ma comunque con un polso, capito? Con una disciplina, perché è giusto che sia così. Ecco, purtroppo io non sono così, e da qua, diciamo, consegue tutta la mia, la mia sindrome dell'impostore, il senso di inadeguatezza, eccetera. Perché da quando io insegno, e questa è stata la mia prima supplenza, io mi sono scontrata con una realtà, come diceva Maurizio, che era, pur essendo uno dei grandi amori della mia vita, la scuola e l'insegnamento, ma ovviamente lo è perché ci sono i ragazzi, è chiaro, perché altrimenti uno non ci andrebbe, no? No, oddio, non è vero, conosco tanti insegnanti che vanno a scuola e dei ragazzi, mi frega poco, ma questo è un altro discorso. Per quanto mi riguarda è diverso, quindi io ho preso questa supplenza in un posto assolutamente sperduto a Roma. Io, che sono figlia del centro storico di Roma, mi sono persa, cioè tutto quello che c'è scritto in questo libro autobiografico ce lo possiamo dire tranquillamente, i ragazzi che ho descritto esistono veramente, ho cambiato semplicemente il nome, infatti hanno stappato bottiglie di champagne quando hanno letto il libro, che credo sia l'unico che abbiano letto nella loro vita e che leggeranno mai, perché sono esattamente così come li descrivo, sono dei ragazzi affettuosissimi, meravigliosi e protettivi, però certamente la lettura non è il cardine della loro vita, almeno non di tutti. E quando ho preso questa supplenza, il mio terrore, perché io ero spaventatissima, era un quartiere che non conoscevo, apparteneva a una città che io non conoscevo, perché a Roma ce ne sono milioni di città, non è una città sola. E io venivo dal centro, io mi sono persa, non sapevo che quella fosse Roma, non sto scherzando. A un certo punto mi sono girata e cercavo il cartello che mi dicesse comune di qualcosa, cioè non era la mia visione di Roma, quella che io avevo, della mia città. E invece anche quella era Roma, quindi... Diciamo che questo mestiere mi ha aiutato a tirarmi fuori anche dalla mia comfort zone, no? Mi ha aiutato a tirarmi fuori anche dalle mie convinzioni, da tutto quello che io, anche dai pregiudizi, ecco, chiamiamoli così.
mi sono trovata davanti a ragazzi che proprio non parlavano la mia lingua, cioè non erano assolutamente, io sì, ero terrorizzata. Io 5 minuti prima di entrare in classe io sudavo freddo, perché a parte che mi erano arrivate voci di questa classe, insomma, aveva una certa fama. Dopodiché io sudavo freddo, io ci ho avuto veramente paura di non riuscire a trovare, come ha detto Maurizio, in modo esemplare, un linguaggio comune, perché paradossalmente io entravo in classe, io insegno inglese, cioè io insegno lingue straniere, mi sono dovuta inventare una lingua del tutto nuova all'improvviso, così da un momento all'altro, una volta sbattuta davanti a loro, e a un certo punto ho detto, ma io in che lingua parlo a questi ragazzi? E mi è venuto spontaneo usare il dialetto. Perché il dialetto è la lingua del nostro cuore, quello con anche, no, beh, poi parlo con voi, insomma, che parlate questa lingua bellissima, è la lingua delle emozioni, è la lingua della famiglia, è la lingua dei dolori, dei dispiaceri, delle imprecazioni, di tutto quello che ha a che fare con una zona della nostra natura che è vera, che è verissima, perché non è mediata dal ragionamento, perché è l'impulso, no? È proprio quella scintilla che esce da noi e che parla di noi e delle nostre radici. E questa cosa del dialetto, questo escamotage del dialetto ha funzionato, quantomeno per attirare la loro attenzione, quantomeno per farmi vedere, perché proprio non me l'avevano visto, cioè ero entrata in classe e loro, cioè, stavano facendo Tarzan con le liane che prendevano dal soffitto proprio, ma non zero, ma nemmeno se avessi abbagliato, ecco, zero. Il fatto di aver a un certo punto esclamato, e mi perdonerete perché siamo tutti adulti, si può dire, il fatto di aver a un certo punto esclamato, sento voci di bambini, vabbè, lo dico a voce bassa, ed è tutto il cazzo, così, è come, no, uno shock, però l'ho toccata piano, proprio, l'ho accarezzata proprio. Però t'hanno capito subito. No, più che altro hanno pensato, ma questa è una di noi allora, aspetta un attimo, ma non si è mai visto un insegnante che dica le parolacce in classe? Infatti io ho passato una settimana di incubi, perché ho detto a Calla, cioè, invece di presentarsi, lei invece di dire sono l'insegnante di inglese, avete rotto. Ma gli ho detto una volta, gli ho detto due volte, la terza questi continuavano a urlare e io mi sono messa lì e ho detto così. A un certo punto mi guardavano. Si sono incuriositi, come minimo avranno detto questa. No, sì, sì, chi è? Cioè, dovrebbe parlare la lingua degli altri insegnanti, però sì, parla una lingua, certo, che sta avvicina di più alla nostra. D'altra parte, il dialetto, insomma, ci fa uscire al naturale, come tutti noi sappiamo. Non è stato proprio il massimo, come dire, della pedagogia, però è servito perché poi ha dato, insomma, è stato un primo passo, tutto sommato. Poi è scoppiata questa storia d'amore, perché io non saprei definirla in un altro modo, questa storia d'amore, questo è un libro d'amore, per me non saprei definirlo in un altro modo, di un amore molto tormentato, come diceva giustamente Maurizio, perché è difficile farsi vedere, però secondo me è difficile anche per loro essere visti, loro chiedono di essere visti. Solo che mettono tanti di quei paletti davanti che alle volte anche noi, insomma, noi li prenderemmo e sbatteremmo a muro, diciamoci la verità. Dopodiché ovviamente li guardi e dici, vabbè, potrebbe essere mio figlio o mio nipote o il mio fratellino, e comunque li ami perché sai, perché ti rendi conto che dietro quegli occhi c'è qualcosa, c'è tanto dietro quegli occhi. Nel caso dei miei studenti c'era esattamente quello che ha detto Maurizio, mi riallaccio a quello che ha detto lui, c'era il bivio tra la salvezza e il fallimento. E io alla mia verde età sapevo, so qual è il bivio giusto da imboccare, perché se prendi droga, tu, se ti dice bene, muori tra 10 anni, se ti dice male, ti schianti con la macchina perché hai guidato in stato di ebbrezza o di ubriachezza. E dall'altra parte, certo, è più faticoso, però forse uno spiraglio di vita lo riesci a intuire.
combattere tutti i giorni con questa consapevolezza non è stato facile, questo sicuramente. Però io avevo fatto una promessa a questi ragazzi, avevo detto che avrei scritto un libro su di loro, e loro mi hanno scritto per un sacco di tempo, ma allora sto libro, ma lo sto scrivendo. Vabbè, ma quando esce? Va bene, era una sola, la solita sola, ha detto la solita strada, eccetera, eccetera. Io dico, no, guardate, ve lo giuro, se ve l'ho detto lo faccio. Poi a un certo punto è uscito, ma allora l'ha scritto veramente? Ma che parla di noi? Sì, parla di voi. Allora, tocca leggerlo. E questo ho detto con un certo sconforto. Cioè, fanno delle film. Ma là avrebbero preferito la serie, ovviamente. Non si poteva. Si potrebbe, però, non lo so. Quella arriva, bella. Quella arriva. Maurizio, tu sei ottimista. Nel dire che arriva, non sono affatto ottimista. Ma io ti credo, te lo giuro, sulla parola, però... Comunque è vero che è una storia d'amore, ci sono, come in tutte le storie d'amore, ci sono anche i momenti di conflitto, e questo conflitto è un conflitto sofferto dalla professoressa, sofferto al punto che deve nascondere le lacrime, cioè si sente talmente... coinvolta emotivamente dal conflitto amoroso, perché questo possiamo dirlo, perché sono deficiente, perché sei veramente umana, perché ti trovi di fronte materiale umano, non ti trovi di fronte studenti, professoresse e studenti, in quel momento è materiale umano, e quindi col materiale umano, se lo riconosci come qualcosa che appartiene anche a te stesso, non c'è niente da fare, ti viene da piangere, ti viene da arrabbiarti, ti viene poi da ridere, no? È così. Io dico che fin quando viviamo con la consapevolezza di essere umano fra gli umani, forse un po' di speranza c'è. Sì, sì, ma assolutamente. Ci mancherebbe altro. Io poi, come ti dicevo prima, non riesco a essere diversa, per cui... No, ma io me ne sono accorta, no? Che ci sono state, ci sono tuttora, perché non è che ho smesso di insegnare, quindi ogni tanto me ne accorgo, no? Che gli comincia a fare le scenate di gelosia. È una cosa folle, no? Magari qualcuno dice, no, perché mazza è bravo quello di italiano, io. Bravo quanto? Bravo più di me. In che senso? No, vabbè, no, lei, perché poi mentono spudoratamente e dicono, no, ma lei è un altro campionato, no, ma lei non si può, no, ma lei non è in gara, sì, vabbè, non è in gara, vabbè, ho capito. Con loro in particolare... drammi, conflitti, voi non mi rispettate, siete una delusione sul piano umano, io la prendo sul personale, come mi avete tradito, no, ma io cose veramente che non si sono mai viste né sentite, però evidentemente parlavo la stessa lingua loro, perché non essendo ragazzi purtroppo che hanno avuto o hanno tuttora delle famiglie non posso dire nemmeno solide, ma comunque presenti, no? Persone che li abbiano indirizzati, che siano stati dei punti di riferimento, probabilmente hanno visto in me una figura, magari non materna, però essendo adulta, una figura con cui rapportarsi. Quindi quando io dicevo, mi avete tradito, questi, no, ma non è vero, ma perché dice così? No, capito? Cioè, io lì, 50 anni, voi mi avete tradito, no? Lì con le lacrime agli occhi, e loro, ma no, ma non è vero, loro che consolavano me, una cosa veramente devastante, cioè dal punto di vista educativo una cosa proprio che, meno male i colleghi non lo sanno, però è servita per costruire un rapporto umano, poi in realtà che cioè io non l'ho fatto con questo scopo, no, ovviamente no, l'ho fatto perché avevo capito che erano persone, che sono persone di una brillantezza, sì, rara, e che quel loro essere preziosi purtroppo in quel tipo di contesto lì non si capiva. E non è soltanto una questione di zona, come diceva Maurizio, perché potrebbe essere è la periferia di Roma, potrebbe essere la periferia di Napoli, ma potrebbe essere il centro storico di Napoli, di Roma, di Firenze, di Milano, i ragazzi sono tutti uguali, ok?
partiamo da questo presupposto. Dopodiché, oggi più che mai, e sono super connessi tra loro. Oggi più sempre. Questa oggi cosa è differenza di nessun tipo. È verissimo, perché tanti dei miei studenti che sono di Roma Est, e quindi proprio, diciamo, Centocelle, una periferia, insomma, di Roma, abbastanza corposa, sono amici e seguono dei miei ex studenti di licei prestigiosi, blasonati, si ritrovano, escono. Quindi tutto questo perché? Perché c'è Instagram? Perché ci sono i social? Sì, perché ci sono veramente uno o due gradi di separazione. Però è positiva questa cosa. Da una parte sì, da un lato, da una parte sì, dall'altro ti impigrisce poi. Da una parte no, non dico il fatto che si frequenti, no. Ah no, certo. C'è un uso sicuro, c'è un fattore che emerge peraltro anche dal romanzo. La differenza economica, a parità di valori, ti distrugge. Cioè, se tu vedi un tuo amico, tra virgolette, virtuale, che è una persona che segui, che è una persona con cui ti interfacci, eccetera, eccetera, ma quello gira con una certa macchina, si veste determinatamente, sì, eccetera, eccetera. È, vero. È molto complicato decidere di non essere così. È vero, è vero. Cioè, non hai la... Quindi, praticamente, loro vorrebbero omogeneizzarsi da quel punto di vista. E questo dà luogo all'appropriarti di cose. Sì, sì, è vero. Cioè, è vero. Tu, a quel punto, non sei uno che dice, vabbè, i miei... Io vivo in un contesto in cui queste cose non ci stanno, quindi non ne sento manco la mancanza. No, no. Io vivo in un contesto virtuale in cui queste cose ci stanno, quindi me le devo procurare. Secondo infatti, me è anche... A discapito anche di valori. C'è, sì, c'è una parte pericolosa. Io quello che volevo, sì, volevo anche dire... A discapito della legalità, molto spesso. Molto. Approfittando del fatto di aver acceso il microfono. Cioè, la differenza enorme che poi tu ti ritrovi a vivere. Cioè, uno... gira per il mondo, esce per strada e crede di essere all'interno di un contesto. Niente è più falso. Cioè sono tutte gocce d'olio nell'acqua che non si mischiano tra di loro e che non si mischiano con l'acqua. Quindi noi leggiamo, per esempio, noi che siamo qui, in questo momento leggiamo. Questo già ci rende estremamente minoritari. All'interno di un contesto che a sua volta è minoritario, che sarebbe quello borghese, di età variabile fra i 40 e i 70, che poi diventa ancora minoritario all'interno di una città metropolitana in cui il reddito nostro equivale al 15% del totale. Siamo il 15% del totale a poter... non porci il problema della cena con una certa qual continuità. Questo ci rende sempre più distanti dagli altri. Questo ci rende sempre più distanti. Pensate a chi per mestiere deve fare da interprete con tutta questa gente. Cioè che quindi deve parlare con queste persone. E poi noi diciamo la dualità fra salvezza e fallimento. Ma qual è la salvezza e qual è il fallimento? E soprattutto, chi è in grado di dire qual è la salvezza e qual è il fallimento? Il mondo della droga, cosiddetto, che noi interpretiamo come mostruosamente atroce, che è il fallimento, per moltissima di questa gente costituisce una sicura e tranquilla fonte di reddito che dura per tutta la vita. Cioè, non è affatto detto che quello sia il fallimento. Dice, bello, tu devi studiare, studia. Vuoi studiare? Laureati. Ti vuoi laureare? Cerca il posto. Lo trovi il posto? E quando lo trovi, che posto è? E questo posto l'hai trovato? Quanto reddito ti dà? Io oggi, a anni 17, sono in grado di guadagnare N centinaia di euro al giorno. Poi io magari non mi faccio, Non mi faccio, però io entro all'interno di quel reddito, eccetera, eccetera. Chi dico è fallito, fra me e te? È quello che mi dicono.
quello che mi hanno detto loro e quello che ha scritto anche il romanzo. Ma perché è un lavoro? Ti... ma professore, ma lei quanto... Ma... No, no, non è, guarda, Maurizio. No, no, Maurizio, non è un verbole, è la realtà. Perché loro a me dicono esattamente questo. Lei quanto guadagna, professore? Ah, sì, è un lavoro, dicono. E io glisso, lasciamo stare. Beh, però loro svolgono un lavoro illegale. D'accordo, però rischiano per la scala di valori nostra, però per la scala loro. Tutti. È una sfumatura. Però fanno tutti. È una scala di valori. Il giocatore abusivo, ma appartiene a noi. No, ma io penso anche al bisogno di queste persone. Cioè, noi ci possiamo, come dire, permettere, diciamo, no, tra virgolette, di dire, vabbè, io questa roba non la faccio perché non... È giusto farla, ok? Noi lo sappiamo, ha detto tutto Maurizio. Ma ci sono realtà, no? Che sono tante di quelle realtà, tante di queste realtà che ho descritto io, in cui il nonno non si cura se non ha un'ecografia da 600 euro da poter pagare subito, no? Non si paga l'affitto se non c'è un'entrata di quel tipo. Non, la madre non può prenotare una visita specialistica. Non possono pagare le bollette, cioè è un è una fonte di reddito che è un problema sociale, cioè questi non è che sono contenti, diciamo la verità, è anche vero che sono molto attratti dal guadagno facile, perché c'è questa omologazione di tutti i ragazzi, quello c'ha i soldi, allora pure io, quello c'ha le scarpe firmate, allora pure io. Queste cose, oddio, ci sono sempre state, però adesso probabilmente sono amplificate, perché prima lo vedevi nel tuo ti potevi pure permettere di dire a me non me ne frega niente, io voglio fare quella che non si veste come tutti gli altri, ok? Adesso se non ti vesti come tutti gli altri, tu sei veramente una freak, cioè sei proprio qualcuno che viene intanto escluso dal gruppo, dalla classe. E poi sono persone di un'intelligenza enorme, tutti, sia gli uni che gli altri. Io quando ho iniziato lì, il mio è stato anche uno scardinare tutti questi pregiudizi, no? Perché io dicevo, Dio spacciatore, Madonna, Dio spacciatore, cosa brutta, soltanto la parola, no? I sudori freddi, Dio, ma come si fa, ma è una cosa orribile, eccetera. Poi entro in questa scuola e vado nella mia classe, un 40% dei miei studenti, 45% dei miei studenti spaccia, e sono persone che sono ragazzi affettuosi, carini, gentili, con cui comunque si è instaurato tuttora, perché io li continuo a vedere, li continuo a frequentare, li continuo a sentire. Che non significa che si droga, no? No, non è un'equazione. Beh, oddio, nel loro caso sì. Però in linea di massima non è un'equazione, nel loro caso purtroppo sì. Però io a queste persone che prima solo la parola mi facevano vedere sì. I sudori freddi, io pensavo, Dio mio, il male, no? Ti immaginavi anche il male, immaginavo delle, capito, diverso, visivamente, certo. Non ce l'hai. Poi te invece tu vedi che è un ragazzo che sta là di 18 anni. Vabbè, però dipende sempre da come ti si pone. Sì. Devi avere un'apertura, perché sennò continui a vederli così, non li ascolti proprio, non li vedi proprio, non li ascolti, sono invisibili, e tante nei nostri quartieri, sennò, cioè non tutti approcciano così. Però devi lasciare tu uno spiraglio, sennò questo non lo certo, vedi. Certo, e vedere la vita anche che c'è dietro la persona. Questo va bene riferito a quello come tu vedi loro, e cioè, come che loro. Tu scegli di va bene come loro vedono te. Per carità, sì, quello poi è un altro discorso. Però lei si è visto delle persone oltre gli spacciatori, perché lei ha voluto aprire lo sguardo, ha voluto scegliere di guardarli. Certo. Ma molti non li guardano proprio. Ma io sta, però a scuola, senti, scusami per mettere gli atti in più, no, a scuola condividi uno spazio. Adesso no, cioè a scuola se insegni, secondo me non ti puoi esimere dall'avere uno sguardo però, altro.
quel cinismo che tanto è così e sarà sempre così, ed è inutile che ci provi, perché se ci provi gli dai confidenza, se gli dai confidenza poi ti accompagno. Ma sì, ma ci campo in mezzo, ma ci campo in mezzo tutti i giorni, ma figurati. Però uno, ma pure per me è impossibile, però cioè, lo sappiamo. Sai, cioè, devi fare una scelta di campo. Ma infatti Gaia c'ha nelle note dell'autore in apertura, se lo leggete, che è appunto una paginetta, c'è un decalogo che secondo me contiene tutto. Sì. Contiene già tutto. Per gli studenti tu non sei un essere umano. Cioè, già questa la dice lunga, no? Ti guardano e tu non sei... Non importa quel che fai o quanto ti spendi per loro, gli studenti ti vivranno sempre come un nemico. Quindi dice la verità, perché è così, no? Perché loro ti vedono così, sei così. È la migliore delle ipotesi, un nemico da rispettare. È la migliore delle ipotesi, sì. E poi c'è questa che è un'altra verità anche, insomma, difficile da vivere e da elaborare. Nessun insegnante è mai stato al riparo dalla crudeltà degli studenti, perché effettivamente ti guardano come se tu fossi lì un insetto. Non solo ti guardano, sono pronti a venderti per i loro tornaconti. Cioè, ma è così. Però... uno deve anche, come dire, nel momento in cui ti approcci a loro, un po' di sano distacco nell'osservarli ci vuole, e queste cose fanno parte della quotidianità, cioè ci devi stare, adesso a parte tutte le cose che... Ma poi tu hai la chiara sensazione, leggendo dalla prima all'ultima parola, che o cambia qualcosa nella scuola immediata, cioè, o cambia qualcosa ma di radicale, che non saprei nemmeno dire cosa, perché poi è complicato, perché poi è pure da essere contro, perché quando tu vedi questo andare incontro costante, no? Cioè questo valutare i ragazzi come se fossero clienti, da compiacere. Esatto, io vengo invitato a volte in queste notti dei licei. Ah, sì, cioè la notte dei licei, tipo un'offerta speciale. Sì, iscriveteli da noi, così vi facciamo divertire, vi facciamo fare le gite. Sì, è una cosa che cioè dici, ma come vi facciamo divertire? Cioè è una cosa che poi ti lascia. Quindi o cambia qualcosa e cambia urgentemente, oppure. Non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. A noi che ci siamo dentro, sì. A chi dovrebbe decidere? No, però posso dire, non è mai interessato a nessuno. Sono secoli. Sì, ma sono secoli. Sono felice moltiplicarsi nell'Erte Medio, grazie a Dio. Tra ponti e controponti. C'è un punto importante. All'Erte Medio, tra poco si risolve il problema, non è la base. Nel tuo libro, Gaia, c'è un punto importante che secondo me non è assolutamente secondario. Cioè tutto questo discorso che stiamo facendo sul rapporto, sul ponte, sulla dimensione. Alla fine, questa professoressa riesce a insegnare la letteratura inglese a questi ragazzi. Cioè, riesce a trasmettere delle nozioni della sua materia con passione e addirittura in alcuni con dei risultati. E questa è una cosa fantastica, perché è come se lei avesse usato... altri strumenti, ma alla fine è per fare quello che deve fare, cioè l'insegnante di letteratura inglese, e riesce a raccontare di tanti autori, e questo è una cosa bellissima, perché penso che alla fine, voglio dire, una cosa l'avranno ricordata di tutte le cose. Joyce se lo ricordano, perché gli ho fatto una capoccia così, ho fatto il possibile. C'è stata una congiunzione favorevole. Io amo molto la letteratura inglese, perché è ovviamente la mia passione, il mio studio. Sono una grande traduttrice. Una traduttrice, grazie Francesco, una traduttrice, dai. Ce ne sono molto 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 più bravi di me. È un lavoro che va sempre sottolineato, perché noi non potremmo avere accesso a nulla senza il lavoro dei traduttori. I traduttori secondo me hanno bisogno veramente di una luce particolare. Ecco, forse è l'unica categoria al mondo pagata di meno degli insegnanti. Ti sei scelta? Ma io ho sempre fatto scelte coerenti con la vita. Io non è che dice, vabbè, scrivi, vabbè, tanto con i libri non è che proprio. Allora dici, vabbè, che fai? Insegni. Sei superiore ai soldi, però. No, poi non lo posso permettere, voglio dire. Proprio, no, proprio io. Capito? Che schifo, cioè, proprio così, la vil pecunia, no? Che fai? Traduci,
te pagano. Ma ti pagano poco. No, ti pagano. Quando si riesce come tempo questa? Questo è 2015-2016. Sono vado errata? Qualcuno lo hai. Ce li ho ancora tutti intorno, ma guai a chi si muove, ma scherzi, li amo. Non se ne posso andare mai. Che bella. Schiatto se non. Ma sempre, tutti i giorni. La settimana scorsa sono andata a prendere un caffè con Ferzetti. Ma Ferzetti, ecco, Ferzetti, che è fantastico, è un personaggio, vi innamorerete di Ferzetti, perché nel suo chiaroscuro mi crea proprio. Esiste, è la dannazione della mia vita, esiste senz'altro, è venuto pure alla presentazione a Roma, alla prima presentazione, sì, ha fatto uno show ovviamente. Ha contestato qualcosa? Dai Granai, dalle nostre amiche, esatto. E si è messo qua dietro quando facevo il firmacopio, mi si è messo qua dietro tre quarti d'ora qua, tipo scimmia qua, ti controllava che faceva. No, siccome c'erano un sacco di persone, no, il firmacopio abbastanza lungo, a un certo punto la Barbara, che era lì, c'era la libraia, ha offerto un aperitivo e quindi ha versato del prosecco, no? Ma ha portato il prosecco, lui da dietro si fregava il mio prosecco e se lo beveva e rimetteva là il bicchiere mentre io firmavo le copie. Barbara arrivava e diceva: Gaia, ma tu non ce l'hai avuto il prosecco? E lui rideva. È andata avanti così per tipo tre quarti d'ora. Nel frattempo che io firmavo le copie, lui, professoressa, ma questi sono tutti i suoi amici? Ma dopo andiamo a cena insieme? Viene a cena con me, professoressa, dopo? Mi porta anche a me, professoressa? Allora, Ferzetti è l'unico di questo ragazzo, di questo gruppo di ragazzi che si è laureato. Dovete sapere che è la persona più insopportabile, rompi milioni che io abbia mai conosciuto nella mia vita, uno che mi faceva il terzo grado quando facevo lezione. Pelo e contropelo ti faceva. Sì, ma lei lo conosce questo, ma lei lo conosce questo. Chi l'ha detto questa cosa? Chi l'ha detto questa? Per verificare che io fossi degna. Poi forse ha capito che leggermente ero degna, ma leggermente, non proprio alla sua altezza. E vabbè, mi ha sempre contestato, mi ha maltrattato, insultato, così. Io però, sai, l'amore è cieco e quindi io prendevo dalle sue labbra qualsiasi cosa facesse, ma sì, dai, no, ma tanto, Stefano è bravo, si chiama Stefano, non si chiama Francesco, si chiama Stefano, nella realtà. E io, no, vabbè, ma dai, ma lascia aperti i colleghi incazzati neri, no, non si deve permettere di trattarti così, non si deve permettere di stare a scuola con questo figlio, ma no, ma guarda che Stefano è bravo, guarda che è l'unico bravo, questo veramente, insomma, è l'unico che si è laureato. In che cosa si è laureato, Ferzetti? In lingue. Allora, quando mi ha detto che si scriveva a lingue, io lì, tipo pavone con la coda dietro, carissimo, allora, si scrive in lingue? Sì, ma faccio francese e russo, perché inglese è una letteratura minore. Fino all'ultimo, però lui devo dire che lui è un personaggio. Un'altra ragazza, cioè quella che si chiama Margherita, che è tipo una mia figlia adottiva, adesso è entrata in polizia. Vabbè. Io mi sono commossa perché in una situazione come quella, cioè, adesso non è che uno tifi per... Una scelta forte. Però... Capito? Non ti dirò quello che ha visto. Polizia penitenziaria, che è pure peggio. Mamma mia. E poi la mia, diciamo, il mio dispiacere è Sofia, che si chiama Francesca, nella realtà, che è una delle ragazze più intelligenti, se non forse la più brillante che io abbia mai conosciuto, e che io sono. Da quando si sono diplomata, quando è che ti ho detto 2015-2016, una cosa del genere, insomma, sono 7 anni che ci scriviamo, ci vediamo, io ogni volta gli dico: allora, la facciamo questa università? Ci scriviamo? Dai, tutta la gara in poco tempo, dai. Non vi dico come mi risponde, cioè ha sempre lavorato, sta continuando a lavorare, io non ce la faccio solo. L'altro giorno l'ho vista e fa: ma lo sai che forse viene Marco? Marco è un
altro dei ragazzi. Viene Marco a vivere a Roma, ci rivediamo, divideremo una casa, perché lui si vuole iscrivere all'università. Io paralizzata, adesso lo dice, dai, ti prego, adesso lo dice. Mi sa che mi iscrivo pure io, grazie Dio, grazie Signore, speriamo che sia vero, cioè io capito, sto sempre lì, no, io sono un po' rompiscato, non mi rendo conto, sto sempre lì che... In questo Instagram mi ha molto aiutato però, perché questa roba qua mi consente di vederli, di un po' sì, anzi molto sì. Cambia tutto. Sì. E non è niente. Cambia tutto. Mi ricordo nemmeno se mi avevate fatto una domanda, perché... No, però era una bella chiacchierata. No, se qualcuno vuole invece... Se qualcuno ha curiosità, ovviamente, se non l'avete ancora letto, insomma, da quello che avete un po' sentito, intuito... Anzi, me lo compro e stanotte lo leggo, così domani c'è l'allerta medio, domani c'è l'allerta medio, me lo studio e poi così dopo domani... Ah, domani c'è l'allerta medio? Sì, qua non si va. Non si va. Abbiamo mercoledì a quel sì, libro. Sì, qua. Non pioverà. Non piove mai, chi lo sa? Da noi no. Quando c'è l'allettamento non piove mai, non so se avete capito. Sì, pure a Roma. Cioè, non so se qualche volta sì, da Roma. Fatto scaramante. Comunque pure a Roma. Allettamento non piove. La folata di vento. Secondo me lo fanno apposta. Io vado già 5 minuti qui. Però qualche volta c'è stare. No, io invece mi posso fare una piccolina. Cioè, le colleghe, visto che in genere la scuola pubblica è sempre per fatto, no, ma poi ti si prendono la confidenza e si prendono la confidenza poi dopo ti accoppa e ti accoppa, sempre accoppa, troviamo una metafora, non mi ricordo. A Roma si dice si accollano. Sì. Le mangiano. Comunque prendono il sopravvento. Ti subordinano. Sì. Quindi insomma c'è molto questa teoria di quello del col di polso, quello distante, quello così, perché poi il professore sta dalla sua parte, sennò poi i ragazzi... Vabbè, però c'hanno paura queste, no? È di un cinismo, sì. C'hanno paura perché non hanno gli strumenti anche, no, per gestirsi anche l'emotività, perché poi alla fine voglio dire... No, si mette in gioco il rapporto tra persone, che fai, stai là ricomita, per me è inconcepibile, però dico tu lei, nella situazione, tu con le altre colleghe... Come perché tu un po' lo dici nel libro, che sai che ti dico, però non in maniera astiosa, cioè non ci sono mai scontri con le altre colleghe, invece a Napoli capita a volte, che quando dai un po' più confidenza c'è molto questa cosa. Vorrei farvi notare, non so se qualcuno l'ha già letto. Io l'ho letto, ma non mi ricordo, però un astio forte. Non ti puoi ricordare niente dei colleghi, perché non ci sono. No, io mi ricordo. Non ho proprio parlato. No, mi ricordo una cosa di un passaggio. Un passaggio. Dove si capisce che gli altri docenti sono un po', diciamo, su un'altra linea di condotta rispetto alla professoressa, che è un po' sola in questo rapporto. Ma certo, io sono sola, ero sola, continuo a essere sola. È brutto. Sì, però ti dico la verità, io mi sono anche stufata di preoccuparmi di quello che dicono gli altri, di quello che dicono i colleghi e le colleghe soprattutto, perché tanto ognuno fa quello che... Beh, che ti devo dire? Non me ne frega veramente niente. Cioè, loro non sanno niente di me e io non so niente di loro e non sono interessata a sapere. Che meraviglia, hai capito? Che meraviglia, perché ci riesci, perché non guardi gli altri, però allo stesso tempo è un conto. Ma che devo fare? Cioè, voglio dire, è un peccato. No, se no non so dire. Ma è un peccato, però. Perché se lo fai tutto insieme funziona meglio. Perché lei ha salvato una classe, se lo facevano tutti insieme, salvavano 8 classi. Se non sono disposto a farlo, non lo puoi fare più. È un enorme dispendio di energie, capito? Allora io faccio come. Deve combattere su più fronti, praticamente. Ma io faccio i fatti miei, cioè io faccio quello che voglio fare in classe, perché ringraziando il cielo c'è la libertà di insegnamento come diritto costituzionale. Se agli altri non sta bene, non lo sanno perché non entrano in classe, quindi ma che vogliono, io non lo so. Tu leggendo sei molto molto felice che esistano persone così e sei molto felice di non essere tu. Lo capisco questo, lo capisco. Almeno per me, io sono stato molto contento che la vita mi abbia scansato questo ruolo. Però mi congratulo moltissimo. Però Maurizio, il fatto che tu lo dica è giusto, perché tu
Ah, non certo. Sei un insegnante. Sì. Ci sono insegnanti che la pensano come te, capito? Fanno gli insegnanti. E questo è grave. Cioè, il fatto dei medici, no, che uno dice esatto. Bello che esistere medici, non potrei bravo, mai. Bravo. Nemmeno noi, ma la fortuna che esiste esatto. Medici. Esatto. È la stessa cosa. Cioè, esatto. È un ruolo che tu sei molto contento che ci sia qualcuno. Cioè, esatto. Nel momento in cui lo fai, diventi quel ruolo. Cioè, esattamente. Sì, beh, sì. Cioè... Allora, o lo diventi perché di carattere già sei un po' così tipo me, e se no fai come fanno le nostre colleghe, i nostri colleghi, sì. Che ti arrocchi da una parte e dici vabbè questa io la gestisco come dire, la contabilità, vado sì, al lavoro, sì. Sì. Sbrigo le pratiche, metto i fogli, prendo e ciao. E poi torno a casa. Ma io non ce la faccio manco con altre cose. Cioè, ma io forse da una parte magari potessi far così. Campere meglio, purtroppo invece no. Meno male. Meno male. Scusa, c'è una domanda. Ma perché la scuola poi dovrebbe essere diversa dalla società? Esatto, infatti, ma certo, infatti non lo è, infatti è proprio lì che capisci veramente che cosa significhi una cosa. Diciamo che dovrebbe essere relativa a persone più fragili, cioè questi ragazzi sono in formazione. Quindi se noi gli presentiamo un modello identico a quella che è la società vera e propria su persone più fragili, perché sono in formazione, perché esatto, gli distruggi più facilmente. Esatto. Cioè la responsabilità è questa, la responsabilità che non sono fatti adulti. No, non sulla base di una formazione. Certo. Un ragazzo che si trova di fronte a una pressione come questa. Nella maggior parte dei casi, nella scuola, bisognerebbe... prima destrutturare e poi strutturare, cosa che di solito non si fa, perché il ragazzo, soprattutto quelli delle scuole superiori, soprattutto quelli che provengono da certi ambienti dove o impari a vivere o non ti salvi, vengono a scuola già strutturati, già formati, già con una idea. Già dissidenti. Già gente che... Però, venuta a dirmi per esempio. Ma come fa a destrutturare quando vivono lì? Cioè non vivono poi allora, a scuola al 100%. È difficile. Il discorso è molto strumenti. Trovare il discorso è più largo. No, c'è un altro fattore. Quindi che a me l'ignorante vista, ognuno mette che a me l'ignorante qualcosa del proprio. C'è chi riesce anche a svicolare, ma non è compito solo della scuola, ma che io mi porrei. Ma riesce pure a svicolare, c'è mai che me ne frega. La famiglia. Esatto. Perché la famiglia... Il 100% della vita non è a scuola, purtroppo. È una parte, è una fetta. Poi c'è tutto il resto. Noi abbiamo un patto educativo. C'è la famiglia, che però... C'è la società, c'è tutto dopo. Questa cosa che lei dice... Sarà anche verissima, però è un problema sociale, non è un problema scolastico. La scuola, no, sì, beh. No, no, non è un problema sociale. Perché quando in quei paesi c'era il parroco, il farmacista e il professore, il maestro, va bene, sono passati centinaia di anni. Quindi oggi il dire io faccio l'insegnante, dire vabbè. Figure, è uguale a dire faccio lo spazzino, cioè è un ruolo marginale della società. Se dico invece io faccio il contrabbandiere, tutti si tolgono il cappello e dicono vabbè, chi se ne so. Non c'è manco più contrabbandiere. No, va bene, ci rassegniamo così. Io non ci certo, no, non è una rassegnazione, però poi devi sperare solo che ci sia. Io ci vado tutti i giorni in classe perché non si rassegnare. Testi difficili, per esempio come a Scampia, dove fanno tanto certo, sport e si salvano. Scampia ormai è diventato tutto un altro. È vero, è diventato un'eccellenza. Lo sport, sì, non ormai c'è una domanda da fondo. Direi forse l'ultima, perché poi c'è una domanda. Allora, sì. Sono passati decenni in cui si è accusata la scuola di essere lontana dalla società, di non rispecchiare la società, senza capire che in questi casi soprattutto il fatto che fosse diversa, che fosse un modello alternativo, era esattamente quello che la rendeva utile. Il fatto di avere, come dire, cercato di
portare quel modello all'interno della società, compreso quello lì economicista, quello basato sull'utile, quello che è basato sull'interesse, eccetera, ovviamente ha avvelenato ulteriormente quello che già i ragazzi vivono all'interno del loro ambiente. Un secondo aspetto, si diceva, ma il resto diciamo, della loro vita non la passano a scuola, passano alcune ore. Ma anche lì, vedete, c'è stato un lavoro di picconamento di un modello scolastico che si dava per antico perché isolava dalla società. Per esempio, il tempo prolungato, le attività collaterali al tempo scolastico fisso, era una maniera per dare dei modelli alternativi di convivenza, di collaborazione. Tutto questo è stato demolito, quindi si è lasciata la scuola con le ore canoniche dove si devono fare delle cose utili, che poi la stessa mentalità però non funziona nel loro caso. Quello che mi sembra molto interessante però, che se è vero che l'insegnante deve rappresentare lui l'alieno, e lo è perché non viene riconosciuto, giustamente diceva Alice, viene riconosciuto un essere strano, extraterrestre. Se deve rappresentare un modello alieno, però deve anche avere la capacità di trovare il linguaggio giusto, cioè deve essere un rapporto reciproco. Da una parte bisogna che sia diverso, che non ceda a questo modello, dall'altra deve avere pure la capacità di trovare un momento di comunicazione che è certamente quello che è esattamente quello di cui abbiamo parlato finora, è esattamente quello che ha sostenuto Maurizio, che ha sostenuto Francesca e che sostengo io avendo scritto questo libro. L'ho detto all'inizio dell'incontro. Sì, cioè l'ultima domanda la facciamo, sì, perché proprio, ho il treno. Perché sì, sennò... Quindi, scusate. L'intervento da lettore, non da... Sì, no, ma anzi, grazie. Nel senso, io ho conosciuto Carlo Sfiorata perché viene una volta a Roma insieme a Dico Gregorio e vedeva una presentazione di Gianni Buca, Se mi lasciano male, era una banda di pazzi. Allora ti seguo su Facebook e ho letto almeno tre libri, insomma. Grazie, questo è bellissimo, sì, e mi ha ricordato, ma con una marcia in più, ex cattedra di Stagnone, quanto amato quel libro, che parlava di scuola, lo faceva anche a puntare sul tango, sul cuore. Questo libro lo amato ancora di più, perché dice con ironia piuttosto cerebrale, che è più caldo, è un libro caldo questo. Beh, ex cattedra parlava molto dei professori, cioè guardava i ragazzi dal punto di vista del professore, dell'insegnante, e invece il senso del mio libro non voleva essere assolutamente questo, perché a me di parlare di me non me ne frega niente, quindi io volevo che ci fosse una... Un spostamento del punto, sì, di vista, ci fosse una luce, se non racconta i ragazzi a noi, questa è la cosa particolare del nostro lavoro. Non racconta i ragazzi a noi come fa Stallone, come faceva anche dopo, esatto, in qualche modo. Esatto. Marchetta pure, Giussi ha scritto pure, ci sono lei stati racconta, tanti dubbi così sulla... Racconta la sua esperienza, racconta se stessa a lui, noi ragazzi a noi. Beh, e poi guarda, se proprio ti dovessi dire un libro che ho amato e che forse può essere stato, non forse, quasi sicuramente è stato quello che in qualche modo ha ispirato questo romanzo, è stato Sandro Nofri, Registro di classe, che è proprio tutta un'altra cosa rispetto a Stallone. Morto troppo presto, grande insegnante, uno che insegnava la Magliana, altra periferia, abbastanza giovanissimo. Con tanti inediti, e questo Registro di classe l'ha scoperto la moglie nei cassetti, figurati. È stato pubblicato da Einaudi, poi Einaudi non ha voluto più i diritti ed è stato quindi ripubblicato da Minimum Fax, ma è per me un testo in cui chiunque faccia questo mestiere in certe condizioni capisce perfettamente quello che vuole dire. Ecco. Se non ci sono più domande... Se non ci sono più domande, io vi ringrazio. Mi dispiace che devo rimanere in treno. Vi ringraziamo, ringraziamo Maurizio De Giovanni. Grazie mille, Cerciarelli e tutti voi. E domani interrogo, eccolo qui. E mi raccomando, studiate, perché domani interroga veramente. Quando lo dice lo fa. Quindi fatevi trovare preparati. E poi non andiamo a vedere questa cosa.